GF VIP 7, Tavassi su Bruganelli, non è che una persona è sempre immune, clip. Domenica 5 febbraio, Edoardo Tavassi si è ritrovato a parlare con alcuni suoi compagni d'avventura del Grande Fratello VIP 7. Nel dettaglio, il concorrente ha espresso il suo giudizio sulla immunità assegnata dalle opinioniste durante le varie puntate. Secondo Tavassi, non è giusto rendere immune sempre la stessa persona poiché i telespettatori potrebbero essere stufi di non poter mai votare per mandare a casa una persona che non vogliono più vedere nel gioco. In veranda, Tavassi ha fatto una riflessione con Nicolin Corvaia, Alberto De Pisis, Nicole Murgia e Sara Altobello. Il concorrente romano ha affrontato il discorso delle immunità assegnate in puntata, non è neanche giusto che sempre la stessa persona venga resa immune dall'opinionista. A tal proposito il Geffino ha fatto un esempio: se un telespettatore simpatizza per un concorrente, prima o poi si stuferà di vedere un vippone che gli sta antipatico sempre immune. Infine ha aggiunto, per farti capire, pure questa settimana, da casa non sono scemi. Alberto De Pisis ha fatto notare che una concorrente sono 8 settimane che viene resa immune. Nicole Murgia anche si è detta d'accordo con il pensiero del coinquilino. A quel punto Tavassi ha sottolineato che i primi concorrenti del Grande Fratello VIP 7 sono entrati 5 mesi fa nella casa di Cinecittà. Il riferimento di Edoardo Tavassi e degli altri concorrenti probabilmente è per la scelta di Sonia Bruganelli che da tempo rende immune Antonella Fiordelisi. Durante le puntate del reality show, la stessa produttrice televisiva ha più volte preso le difese dell'influencer salernitana. Al momento di assegnare l'immunità, Orietta Berti ha spesso cambiato il nome del concorrente mentre Bruganelli è sempre rimasta ferma sulla sua posizione. Non è escluso che durante la 31 puntata di lunedì 6 febbraio, Bruganelli non decida di replicare alle insinuazioni del concorrente romano. La riflessione di Edoardo Tavassi è stata condivisa da alcuni utenti di Twitter. Un telespettatore ha affermato, Tavassi contro Bruganelli per la vicenda delle immunità. Un altro fan del reality show ha sostenuto che Edoardo ha ragione al 100%. Un utente invece crede che Edoardo sia solo invidioso di non essere mai il preferito di Sonia Bruganelli, Rosicone. A detta di un altro utente, Sonia non renderebbe mai immune Antonella quando si deve votare per i preferiti ma solo quando c'è un televoto eliminatorio. Ci poate îți dau totul peste cap, că poate fac doar lucruri care îmi plac. Poate nu mă îmbrac la costum, poate nu spun minciuni, sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel, copilăria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel de fel de oameni de păreri, în tipuri de caracter. Și văd cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți, dar văd și alții care luptă încercând să mute munți. Oameni care au ceva de spus, oameni care vor să ajungă tot mai sus. Ai mei, ai mei.